Salve, benvenute e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri. Oggi domenica sera io mi dedico alla programmazione speciale non soltanto del giorno dopo, ma della settimana che sta per iniziare. In questa programmazione inserisco sia tutto ciò che devo fare per la casa, ma anche per me stessa. In fondo, la cura della casa è un'estensione della cura di se stessi. Per questo è fondamentale. Per essere sereni e felici, riuscire a fare queste operazioni di cura per il proprio nido e per la propria persona in modo equilibrato ed organizzato. Pertanto, questa analisi che faccio la domenica mi prende un po' più di tempo rispetto alle altre programmazioni serali di tutti gli altri giorni della settimana. In questo periodo sono anche più attenta alla dieta. Veramente la questione dieta è abbastanza complesso e lungo, è la mia, diciamo, nota dolente per quanto riguarda la mia organizzazione, perché riesco già da anni a gestire bene la casa, a gestire tutte le altre cose che riguardano la mia vita privata. Però sulla dieta ho dei problemucci, infatti il mio peso è altalenante. Adesso sto attuando la mia dieta decluttering, quindi c'è un certo miglioramento, perché il decluttering non bisogna soltanto farlo tra gli oggetti di casa, ma bisogna farlo anche per tutto ciò che riguarda la propria interiorità. Fatto un decluttering completo e attento di questa interiorità, si riesce a fare meglio sia il decluttering tra le nostre cose, sia il decluttering in tutti quei pensieri, quei modi di essere e fare che sono d'ingombro nella nostra vita, quindi d'ingombro anche sul nostro corpo, nel nostro corpo sotto forma di grasso. Pertanto è un discorso unico, ripeto, il prendersi cura di se stessi e il prendersi cura della casa. Ma veniamo adesso nel dettaglio a quello che voglio condividere con voi delle mie riflessioni e di conseguenza anche delle mie azioni per questa settimana, sia per tenere a posto la casa, sia per avere cura di me stessa e riuscire anche per questa settimana a mantenere i propositi e quindi anche realizzare una dieta salutare e anche un po' meno calorica di quello che poi sarà quando avrò raggiunto il peso forma. Prendersi cura della propria casa e di se stesse significa prendersi cura dei propri bisogni, stare in linea con i propri valori. Quindi quando vado io a organizzare tutta la settimana, mi dedico a questi aspetti. E quindi se in modo pratico vado ad organizzare tutto ciò che stanza per stanza deve essere pulito e ben ordinato, nello stesso tempo, giorno per giorno, organizzo spazi e tempi per prendermi cura di me stessa. Prendersi cura di se stessi e fare contemporaneamente le pulizie è possibile. Infatti, si può fare anche una sorta di ginnastica facendo le pulizie. Io lo faccio organizzando ogni step della pulizia della casa, alternato poi a momenti di stretching e poi a veri momenti di ginnastica vera e propria, aerobica e anaerobica, dedicandomi ad alcune parti del corpo, quindi alleno alcune parti del corpo.
Mentre faccio le pulizie, faccio uno step di pulizia, uno step di stretching e poi riprendo a fare le pulizie e poi mi dedico per esempio alla ginnastica delle braccia, degli addominali, delle gambe e dei glutei. Per fare questo, diciamo, programma di pulizia e ginnastica, che cosa faccio? Stanza per stanza organizzo l'angolino della ginnastica durante le pulizie. Ho intenzione più in là di fare un video per farvi vedere come rendo possibile questa alternanza pulizie e ginnastica. Io lo sto facendo da circa un mesetto e mezzo e mi sto trovando bene, perché praticamente in un ciclo di pulizie di un'ora riesco a fare le pulizie giornaliere e la mia ginnastica. Diciamo che circa 15 minuti in un'ora sono di ginnastica, e mentre faccio le pulizie è un modo per mantenere caldo il corpo per poi i 15 minuti di ginnastica distribuiti in 5 in 3 momenti da 5 minuti, in cui appunto mi dedico alla ginnastica vera e propria, perché ricordiamoci che i movimenti che si fanno facendo le pulizie non sono diciamo movimenti corretti dal punto di vista della ginnastica, però se noi dedichiamo il tempo a fare le pulizie come tempo anche dedicato al movimento, ci piegheremo, allungheremo le braccia, spolvereremo, spazzeremo, faremo tutto riflettendo anche sul movimento e quindi e anche sulla respirazione, e di conseguenza sarà un modo di accompagnare poi gli esercizi veri e propri di ginnastica. Io in questa organizzazione settimanale delle pulizie e della ginnastica proprio prevedo le stanze che pulirò in modo più approfondito, insieme allo step dedicato alle pulizie di routine. Quindi tra pulizie di routine e pulizie approfondite di una stanza che farò giorno per giorno, distribuisco anche gli esercizi per le varie parti del corpo. Questo rende il fare le pulizie anche un po' più entusiasmante, perché in contemporanea ho questo modo di prendermi cura della casa e nello stesso tempo di me stessa. Anche per quanto riguarda il beauty, ho alcuni giorni che ho stabilito di curare di più una parte del corpo, quindi c'è il giorno in cui faccio la maschera al viso e comunque è il giorno dedicato di più alle cure del viso, poi c'è il giorno in cui di più mi dedico alle mani e ai piedi, il giorno in cui mi dedico di più a un'altra parte del corpo da curare in modo beauty. Per esempio, una volta alla settimana faccio uno scrub al corpo in modo particolare, e tutti questi step organizzati in mezzo non solo alle pulizie ma anche in mezzo a un'organizzazione maggiore di messa in ordine di uno stipetto, di un angolino della casa, tutto ciò rende, dà uno spirito di cura approfondita che poi mi fa star bene con me stessa, mi rende anche poi più disponibile, più generosa di me con i miei familiari, e quindi anche il nostro carattere migliora tantissimo. Per quanto riguarda la dieta, idem,
Per esempio, per riuscire a mangiare di meno, mi concentro sulle pulizie da fare, a ridosso del pranzo, della colazione e della cena. E così diciamo che, riduco proprio il tempo, che ho da dedicare soprattutto al pranzo e anche alla cena. Di modo che se io a ridosso del pranzo, a ridosso della cena, ho queste incombenze legate alle pulizie domestiche, avendo meno tempo, sfrutto poi il poco tempo che ho per la cena e il pranzo in modo in cui, perché cioè, mi concentro e mi rilasso in quei momenti, sapendo però che ho solo quel momento. Sicuramente non diventa un pranzo velocissimo o una cena velocissima, perché comunque almeno 20 minuti a pasto bisogna dedicarli, perché questi 20 minuti sono il tempo che serve proprio la nostra mente per recepire e quindi essere soddisfatta la mente di aver effettivamente pranzato o cenato, cioè la mente deve rendersi conto che questa operazione gradevole di soddisfazione anche emotiva, oltre che insomma nutritiva, è stata fatta. E anche così per la colazione, dicendo che io mi do meno tempo per questi momenti in cui mangio, non vuol dire che mangio di fretta, mangio con ansia o mangio dando fretta ai familiari. È un modo di darsi dei tempi a livello psicologico, di modo che dice il tempo per mangiare è questo, lo sfrutto pienamente, mi concentro sul pasto, sulla gradevolezza delle persone amate che stanno con me a mangiare, e nel frattempo tutto il resto vola. Però finito quel tempo, sono presa dalle altre azioni che comunque sono cura per me stessa, cura per chi vive con me, e quindi è un modo di accarezzare la casa, cioè accarezzo la casa con le cure di pulizia, di organizzazione, di ordine, e contemporaneamente accarezzo me stessa e gli amati che stanno nella casa. Spero di aver fatto comprendere quello che intendo. Quindi diciamo che in questa domenica serale, ecco, alla sera, quando organizzo queste operazioni, io visualizzo proprio i momenti gradevoli della pulizia, dell'ordine, del impegnarmi a fare queste cose che sono per il bene di me stessa, e quindi di conseguenza per il bene delle persone che amo, e anche per il bene delle persone che hanno a che fare con me poi nel mondo del lavoro e anche a livello amicale, perché così mi sento una persona più soddisfatta, più tranquilla, più ricca di bene per se stessa e di conseguenza di bene anche verso gli altri. Quindi il mio invito è quello di provare questa tecnica che utilizzo io. Vedere le pulizie, l'organizzazione, la cura di se stessi e quindi anche dal punto di vista alimentare, come un unico discorso d'amore. E in questo modo si fa proprio quando si stila l'organizzazione, viene a essere qualcosa di gradevole. E poi c'è sempre quella sensazione di essere entusiasti del momento presente, di quel fare che è stato organizzato. Quindi vivo per bene il qui e ora, immersa nella gradevolezza di quello che sto facendo, e nello stesso tempo nei momenti organizzativi preludo già con la mente a come sarà bello fare determinate cose.
Voi che cosa ne pensate di questo mio modo di concepire, di pensare, quindi poi anche di realizzare l'organizzazione della casa, le pulizie, dieta e cura di se stessi? Fatemi sapere nei commenti, ditemi come siete organizzati voi, cerchiamo di scambiarci dei punti di vista per migliorare il nostro modo di vivere la casalinghitudine, la quotidianità, la routine della normalità, per avere poi nelle piccole cose la grandezza di una vita che è sempre vissuta bene anche quando appunto facciamo queste operazioni che di per sé sono tecnico-pratiche, ma che poi alla fine sono quelle cose che ci consentono di vivere meglio le cose più grandi, più importanti, come appunto gli affetti e altre cose da tanti altri punti di vista. Spero con queste mie riflessioni di avervi dato degli spunti, spero anche che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, quindi nel caso fosse così vi chiedo di mettere per favore un bel like, iscrivervi al canale. Io adesso vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!